Oggi vi presentiamo una deliziosa ricetta per una pasta a base di lenticchie con mozzarella e crema di zucchine. Questo piatto è perfetto per le giornate calde, ideale da portare in spiaggia o per un pranzo veloce. Iniziamo con gli ingredienti. Vi serviranno della pasta di lenticchie, una zucchina media, uno scalogno, della mozzarella, basilico fresco, origano fresco, olio e sale. Tagliare a fette lo scalogno. Grattugiare la zucchina. Per preparare la crema di zucchine, fate rosolare lo scalogno in una padella con un po' di olio d'oliva. Aggiungete la zucchina grattugiata facendo cuocere a fuoco lento. Tagliate a pezzetti le foglie di origano e basilico. Insaporite aggiungendo l'origano fresco, il basilico fresco e un pizzico di sale e aggiungendo dell'acqua man mano che necessario. Nel frattempo tagliate a cubetti la mozzarella. Una volta cotto, frullate il tutto con un frullatore a immersione e lasciate raffreddare. Nel frattempo, cuocete la pasta di lenticchie per circa 6 minuti, quindi scolate e lasciatela raffreddare. Aggiungete la mozzarella a cubetti e unite tutti gli ingredienti insieme, mescolando bene. Il risultato finale sarà una pasta fredda deliziosa, fresca e leggera, perfetta anche per chi segue una dieta vegetariana. Per i vegani sarà sufficiente sostituire la mozzarella con una mozzarella vegana a base di anacardi o mandorle. Provatela e lasciate un commento. Eleonora di Bella Italia Cooking vi ringrazia per la visione, registratevi nel nostro canale per non perdere i nostri video.